Il virus corre, anche se in Toscana lo fa meno che altrove. Resta forte comunque la preoccupazione, c'è molta attenzione per le misure di contenimento adottate in questi ultimi giorni dal governo. Come le valutano i consiglieri? Intanto è cresciuta e di molto la spesa sanitaria per fronteggiare la pandemia, per evitare nuove tasse. La Giunta punta sui risparmi e a questo servono anche le risorse della seconda variazione di bilancio approvata nell'ultima seduta. Importanti le modifiche alla legge urbanistica, i piani operativi dei comuni resteranno validi 5 anni anziché 3, saranno possibili molti più interventi di ristrutturazione edilizia, con aumento anche di volumetria, si dimezzeranno i tempi per l'autorizzazione sismica. Oltre ai temi della seduta parleremo della festa della Toscana, dedicata ai diritti e alla lotta ai linguaggi d'odio, dello spettacolo Paradiso di Simone Cristicchi, voluto dal Consiglio regionale prima a Grosseto poi a Pisa, della prima seduta del nuovo Parlamento degli studenti e delle iniziative contro la violenza di genere all'indomani della giornata mondiale del 25 novembre. Una spilla con il fiore rosso donata a ciascun consigliere regionale a testimoniare l'impegno a prevenire un fenomeno drammatico che purtroppo molte volte ha conseguenze tragiche, la violenza sulle donne. Ne parliamo più tardi, il tema coinvolge tutti i gruppi, tutti i partiti. Vediamo intanto di cosa si è occupato il Consiglio nella sua ultima seduta. L'atto di maggior rilievo è certo la nuova variazione di bilancio, è la seconda. La illustra il Presidente della Commissione Affari Istituzionali, prevede 49 milioni di nuovi interventi in spesa corrente, incremento delle risorse sul fondo di riserva spese previste per 35 milioni, interventi aggiuntivi per 54 milioni sulla spesa di investimento, di cui 53 dedicati alla sanità. Ed è questo il capitolo più importante perché va a colmare una parte del disavanzo legato alla gestione dell'emergenza Covid. Vengono anche rimodulate alcune spese già programmate per 124 milioni con spostamento degli impegni al 2022. Ci sono delle misure effettivamente innovative da un punto di vista finanziario e in particolar modo ricordiamo 53 milioni di euro che vengono destinati alle aziende sanitarie e sono finalizzati al rilancio delle politiche di investimento delle aziende sanitarie e quasi 9 milioni di euro che vengono destinati al settore dello spettacolo, un settore che dalla pandemia è stato pesantemente alterato e che ha bisogno di un sostegno effettivo da parte delle istituzioni pubbliche. C'è anche una cifra consistente, 3 milioni e mezzo di euro nell'annualità 2022-2023, che andrà a sostegno degli enti locali per la manutenzione e la ristrutturazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata. Un ultimo aspetto che mi preme evidenziare di questa manovra finanziaria è il fatto che c'è un consistente accantonamento al fondo di riserva di risorse che sono destinate ad evitare le possibili perdite del bilancio del sistema sanitario regionale. Quando si parla di atti di bilancio, chiaramente il voto delle opposizioni è contrario. E accade anche stavolta. Il no è accompagnato da forti critiche, per esempio sul capitolo delle infrastrutture. La capogruppo della Lega su questo parla di tarantella che si ripete ogni volta. Le fanno eco gli altri consiglieri del gruppo su tutto l'impianto generale di questa variazione. Perché, chiediamo? Da un lato perché riguarda tutta una serie di rimodulazioni per il 2022, di mancata realizzazione di opere infrastrutturali e la nostra Toscana paga un gap infrastrutturale notevole. Occorre aprire una riflessione congiunta con maggioranza e opposizione sul tema delle infrastrutture, perché i soldi ci sono, a volte manca i tempi di realizzazione e la chiarezza appunto sulla programmazione. Questo ci sta decisamente colpendo come Regione Toscana dal punto di vista competitivo. Dall'altro perché non ci convince tutta una serie di operazioni che sono state fatte recentemente dalla Regione Toscana, questa discussione inevitabilmente si è collegata con quella sul buco di bilancio della sanità e per dire una delle disposizioni si è cercato di caricare sul bilancio del Consiglio, diciamo della Giunta regionale, se il debito in termini di ammortamento di 53 milioni del sistema sanitario. Sulla stessa linea anche il capogruppo di Fratelli d'Italia che insiste sulle cifre della sanità, il debito per cui si stanziano circa 50 milioni adesso non era chiaro prima, secondo Torselli, e poi Torselli stesso sposta l'attenzione sul tema delle infrastrutture. È una variazione di bilancio molto particolare, perché è una variazione di bilancio che sposta
76 milioni e mezzo di investimenti previsti nel 2021 al 2022, per recuperarne circa 36 che vengono destinati alla sanità, altri che vengono destinati alla cultura, altri al sociale, ma il fatto grave, a mio modo di vedere molto grave, è che nei 76 milioni e mezzo che vengono sottratti nel 2021 agli investimenti previsti in Toscana vi sono investimenti sulle infrastrutture, una su tutte la FIPD, sul trasporto ferroviario regionale, vengono sottratti soldi, 25 milioni di euro destinati al trasporto ferroviario regionale, i treni regionali toscani viaggiano e si muovono in condizioni di precarietà assoluta tutti i giorni. Anche il Movimento 5 Stelle ha una posizione critica su questo atto. Sullo sfondo resta la questione grande della sanità. Di fatto non ci si aspettava che questa variazione potesse risolvere problemi così grandi, ma neanche che, come abbiamo visto troppe volte, si riducesse semplicemente a piccoli favori, potrebbero essere letti così, sul territorio, legati a interessi del singolo consigliere piuttosto che dell'amicizia con qualche sindaco, invece che qualcosa di più ampio. Di fatto vengono sostenute alcune istanze sicuramente condivisibili, ma niente di più, ci si riduce soltanto a piccoli interventi che mancano di una visione di più ampio respiro, a una programmazione, che di fatto è quello che avviene ogni volta che ci sono delle variazioni al bilancio. La cosa che più ci preoccupa è che ci sono una serie numerosa di rimodulazioni delle spese che ci fanno capire che c'è un problema di capacità di spesa, di programmazione, di realizzazione, di cronoprogrammi in molti progetti. La maggioranza però resta compatta e risponde a tutte le critiche sulla nuova variazione di bilancio. Il nostro è stato un voto positivo, una variazione di bilancio che ha confermato quello che stiamo dicendo negli ultimi mesi, no all'aumento delle tasse, serviva a fare un'allocazione corretta delle risorse che attualmente sono a disposizione della Regione. Quindi aver liberato oltre 70 milioni di euro consente di mettere in sicurezza i fondi della sanità, continuare a dare servizi, erogare e dare risposte rispetto alla battaglia del Covid, non gravare sui cittadini. Era una battaglia politica che noi abbiamo portato avanti, abbiamo vinto questa sfida che serviva per non aumentare nuove tasse, ma soprattutto per trovare una risposta corretta alle esigenze del sistema sanitario e anche una collocazione corretta, essendo ormai a novembre, delle risorse a nostra disposizione. L'Assemblea ha approvato anche il bilancio consolidato per il 2020. L'atto l'ha illustrato il consigliere Andrea Pieroni del PD, vicepresidente della Commissione Controllo. Si compone di tre documenti: stato patrimoniale, conto economico, relazione sulla gestione e nota integrativa. Il bilancio consolidato è uno strumento utile per valutare le situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali non solo dell'ente regione, ma anche di un insieme di soggetti, enti, società partecipati o controllati dalla Regione. Stiamo parlando di circa 50 soggetti giuridici. Quindi è uno strumento utile, anche se complesso e articolato, per valutare anche la situazione dell'ente allargata appunto ai soggetti verso i quali la Regione ha una partecipazione o totalitaria al 100% o in proporzione ridotta. Da questo bilancio cosa deduciamo? Intanto c'è da dire che il risultato della gestione di questo insieme di soggetti è positivo per circa 324 milioni di euro. Il presidente della Commissione Controllo, Alessandro Capecchi, di Fratelli d'Italia, dice che non sono state ricomprese nel consolidamento tutta una serie di società che insieme non arrivano al 10%, che la legge considera la soglia possibile, non obbligatoria, per il non consolidamento. È una scelta politica che a noi non convince fino in fondo e da tutte le opposizioni arriva il voto contrario. Capecchi stesso poi parla delle modifiche alla legge urbanistica. Su questo sono diverse e molto più articolate le posizioni dei gruppi. Peraltro la legge 65 del 2014 in parte era stata modificata a causa del Covid. Con la proposta di legge numero 59 la Regione si adegua al decreto 76-2020 del Governo che si è reso necessario per far sì che gli adempimenti in relazione ai bonus fiscali, il cosiddetto 110%, siano effettivamente realizzabili. Si tratta infatti di introdurre una serie di modifiche alla legge 65-14 sulle tolleranze sulle altezze, introducendo dei criteri di flessibilità e anche di speditezza dei procedimenti amministrativi, favorendo quindi
quindi il lavoro dei tecnici, cosa che veniva chiesta da diversi anni e che grazie, diciamo, al bonus 110% e alla mole di lavoro che ha scatenato ha reso assolutamente necessario. In più adeguiamo le norme anche a una sentenza della Corte Costituzionale che aveva dichiarato illegittimi due articoli, mi sembra, della legge regionale toscana. Capecchi, con lui tutto il gruppo di Fratelli d'Italia si astengono e così fa la Lega. Tra le modifiche approvate a maggioranza ci sono la proroga del piano operativo dei comuni da 3 a 5 anni, una nuova formulazione degli interventi sottoposti a permesso a costruire, tra cui quelli di ristrutturazione edilizia. Su questo c'è la possibilità di comprendere anche interventi di aumento di volumetria. E poi c'è il dimezzamento dei tempi di attesa per l'autorizzazione sismica. Sono le amministrazioni comunali a stabilire in concreto quali siano gli interventi ammissibili sui diversi edifici del proprio territorio. Con queste modifiche si posticipa al 31 dicembre 2022 la possibilità di realizzare alcune tipologie di interventi edilizi. Bisogna rilevare che il PD dopo 7 anni ha deciso di sconfessare l'ex assessore Marzon, portando delle modifiche che sono veramente sostanziali e che disconoscono la ratio con cui quella legge era stata votata nel 2014. Oltretutto in commissione abbiamo anche cassato i primi due articoli di questa modifica che prevedevano che il Consiglio venisse praticamente svuotato delle sue competenze passando i piani speciali tutti alla Giunta. Quindi devo dire che il PD in Consiglio si è fatto valere questa volta, ma è bene, deve essere un segnale per la Giunta perché ricordiamo che il Consiglio ha la potestà legislativa e non può essergli impedita certo da una legge che arriva da qualche assessore. Sono contrari i consiglieri del Movimento 5 Stelle, per la capogruppo Galletti sono queste le ragioni che chiamano in causa, ma in positivo, secondo lei, la legge precedente. La legge Marzon è stata definita in tutta Italia come una delle leggi sul governo del territorio e del paesaggio migliori. E se anche è vero che potrebbe essere rimodulata e aggiornata ai tempi di oggi, certo non meritava che venisse smantellata così come è avvenuto. Perché di fatto se all'interno di alcuni articoli si può vedere un effettivo alleggerimento e semplificazioni riguardo la burocrazia e alleggerimento economico riguardo alcuni oneri, alcuni altri come il passare dai 3 ai 5 anni oppure alzare i livelli di tolleranza ci dicono chiaramente che stiamo andando verso una deregulation. Ecco, è quello che hanno contrastato anche associazioni come CGL, come è stato denunciato anche da Lega Ambiente. Tutto questo non è stato però preso in considerazione non soltanto dalla maggioranza ma anche dalle altre opposizioni. La Presidente della Commissione Territorio e Ambiente parla di un provvedimento atteso dai comuni e dai professionisti del settore, per cui c'è stato un lungo e costruttivo confronto con i comuni, i professionisti, le associazioni di categoria, i sindacati. Un provvedimento, tra l'altro, aggiunge De Robertis, che consentirà di intercettare anche il super bonus del governo. Abbiamo fatto queste modifiche che sostanzialmente mettono in condizioni di prorogare gli strumenti urbanistici da una parte, abbiamo normalizzato e meglio definito cosa si intende per nuova costruzione, perché a volte una parola dava interpretazioni ai comuni, abbiamo specificato quali sono gli interventi che necessitano di scia o di permesso a costruire e abbiamo introdotto un concetto un pochino più estensivo delle tolleranze costruttive. Come Partito Democratico, infine in Commissione, abbiamo, proprio per venire incontro ai cittadini che trovavano una difformità tra i numeri depositati nei comuni delle proprie case, quando i geometri o i tecnici andavano a fare la domanda del superbonus, c'erano a volte delle piccole difformità che noi abbiamo invece definite legittime, cioè quindi lo stato di fatto è lo stato legittimo degli immobili. Infine, per i comuni che ancora non hanno adeguato gli strumenti urbanistici, gli abbiamo dato la possibilità di farlo entro il 2022. Voto favorevole anche da parte del gruppo di Italia Viva. Una modifica importante alla legge Marzon che entra nel merito, ci è stato riconosciuto dall'Aula il merito di questa battaglia, ce lo prendiamo volentieri. Ovviamente l'abbiamo condiviso con altre forze politiche, però modificare la legge Marzon è un dovere. Oggi abbiamo agito su una quarantina di articoli che la migliorano, la semplificano, vanno nella direzione con la quale ci eravamo proposti in campagna elettorale. Allo stesso tempo, nelle prossime ore mi aspetto che ci sia un ulteriore scatto in avanti rispetto all'approvazione di un ulteriore step, che è quello che noi abbiamo depositato, che eliminerebbe il doppio livello di programmazione, non ci sarebbe più piano strutturale e piano operativo, ma solamente un unico strumento. Se riusciamo a fare queste due grandi modifiche che erano previste nel nostro programma elettorale, da qui a fine anno mettiamo la Toscana nelle condizioni di intercettare
la ripresa economica con degli strumenti urbanistici completamente nuovi. Durante la seduta è stato approvato anche il debito fuori bilancio di circa 90.000 euro per coprire gli interventi per il maltempo di 2 anni fa, era il novembre 2019, in mezza Toscana, e vediamo le immagini della piena del fiume Arno a Pisa. Tanta paura suscitò in città in quella serata. Tra le decisioni che ha preso il Consiglio regionale c'è anche quella che stabilisce all'unanimità il frazionamento della maxi zona distretto Aretina, Casentino, Valtiberina. Ma non ci saranno automatismi da altre parti. Si tratta di un impegno mantenuto, si è concluso un iter avviato a gennaio di quest'anno con una mozione presentata dal gruppo del Partito Democratico approvata all'unanimità. Questa zona distretto, quando nel 2017 fu definita, apparve subito una zona troppo grande e disomogenea. Successivamente abbiamo costantemente avuto la richiesta da parte degli amministratori locali di poter tornare a delle dimensioni più omogenee sulle quali organizzare i servizi sociosanitari e territoriali e facilitare la rappresentanza da parte loro. Abbiamo votato a favore del ritorno all'autonomia, ma noi siamo sempre stati per l'autonomia e l'abbiamo fatto in modo coerente dicendo la nostra posizione nel corso del tempo. Si torna alla classificazione che vi era in precedenza. Arezzo aveva tutti i numeri per rimanere autonome, Casentino e Valtiberina di fatto sono rimasti ai margini del mega distretto. Oggi torniamo a quella che era la situazione precedente e che noi non avremmo mai voluto toccare. A proposito di sanità, il dibattito generale, già nelle ore che hanno preceduto la decisione del governo, si era concentrato sulle regole del cosiddetto Super Green Pass. Insomma, il decreto del governo conferma la linea dura che qualche forza politica però avrebbe preferito evitare. Il Green Pass ce l'hanno venduto come uno strumento che sarebbe servito al contenimento della pandemia, in realtà era soltanto un incentivo, un obbligo vaccinale nascosto, un incentivo a vaccinarsi. Abbiamo raggiunto un numero di cittadini ormai vaccinati in Toscana addirittura l'85%, a livello nazionale un po' sotto l'80%. Chi oggi non si è vaccinato è uno zoccolo duro di cittadini che ormai hanno deciso, scelto di non vaccinarsi. E se tu, governo nazionale, vuoi arrivare a questo zoccolo duro di ultimi resistenti, è inutile che tu introduca il Super Green Pass. Abbi un gesto di coraggio, assumiti le tue responsabilità, caro governo, e introduci l'obbligo vaccinale. Obbligali alla vaccinazione. Per me il Green Pass è soltanto un mezzo, per cui dobbiamo vaccinarsi. Se deve essere il Super Green Pass la possibilità per vaccinarsi, può andare bene il Super Green Pass, ma non è il Super Green Pass, cioè non è la questione di opprimere le persone impedendogli le cose per obbligarli a farli. Anche a livello nazionale, Fratelli d'Italia, all'opposizione del governo a Roma, e Lega sono stati molto perplessi su questa ulteriore stretta che invece, stante la situazione, convince e come tutta la maggioranza regionale, a partire dal presidente della Commissione Sanità. Recuperare anche pochi punti e quindi poche migliaia di persone vaccinate può voler dire evitare nuove chiusure e acutizzarsi della situazione degli ospedali. Quindi intanto le terze dosi velocemente, oggi la Toscana ha già riaperto alla terza dose dopo 5 mesi e questo è il primo elemento, dopodiché tutte le misure che portano le persone a decidersi di vaccinarsi sono assolutamente necessarie, perché sono quelle che, anche se spostano qualche percentuale di vaccinati, possono evitare nuove chiusure e difficoltà negli ospedali, oltre che le morti. Quindi siamo assolutamente d'accordo. Sì, serve una stretta ulteriore, non si può più essere tolleranti, la tolleranza nei confronti di coloro che non sono tolleranti non è più accettabile, quindi noi dobbiamo andare su una misura molto rigida rispetto a un Green Pass che viene concesso solamente ai vaccinati. Ho detto io, ho fatto una proposta per iniziare ad andare in quella direzione a coloro che sono in procinto di farlo, magari una prenotazione per un Green Pass e un tampone ancora può tenere in piedi un Green Pass, ma sono questioni di giorni. Oggi il portale è aperto, si può fare vaccinazioni per le terze dosi, si possono fare
ovviamente per le prime e per le seconde, non ci sono più scuse, bisogna andare sui vaccini, altrimenti non c'è alternativa all'obbligatorietà. Su questa linea c'è anche il Movimento 5 Stelle, da cui parte un'altra volta l'appello alle vaccinazioni. Quello che secondo me deve essere importante è l'appello che continuo a fare a coloro che hanno ancora dei dubbi sulla vaccinazione, di andare a vaccinarsi, di avere fiducia nella scienza medica che ha portato veramente l'umanità a momenti di benessere veramente notevoli. Quindi l'appello è questo e cerchiamo di essere innanzitutto responsabili per noi stessi, per i nostri cari e per l'intera comunità. È questo il momento in cui dobbiamo dimostrare di essere un paese unito. Anche il presidente del Consiglio regionale nei giorni precedenti si era espresso con convinzione sulla necessità di estendere, di rafforzare i divieti per chi non è vaccinato o guarito. Credo però che queste misure importanti e da mettere in campo subito siano l'ultimo step che noi abbiamo a disposizione. Se poi la gentilezza non basta, io credo che a un certo punto sia necessario rendere obbligatoria la vaccinazione, perché in gioco c'è la salute di tutti noi, in gioco c'è la vita di tante persone che grazie al vaccino oggi possono essere ancora insieme a noi, ed è una risposta che noi diamo anche ai tanti operatori della sanità che vanno ringraziati, che sono in prima linea da un anno e mezzo. Decidere di non vaccinarsi vuol dire decidere di essere egoisti, e quando non ci si fa con la gentilezza, credo che le regole debbano diventare chiare e ognuno debba fare la propria parte. Il 25 novembre è stata la giornata contro la violenza sulle donne, contro i femminicidi, fenomeno tragico che non si arresta, contro le minacce, contro ogni altra forma di violenza e oppressione. Manifestazioni ci sono state in tutta la Toscana, ecco le nostre immagini. A Palazzo del Pegaso è stato presentato anche il libro della giornalista Ilaria Bonuccelli e, come dicevamo, c'è stata la consegna della spilla con il fiore rosso, un simbolo di questa lotta, oltre alla sensibilizzazione sul numero unico contro la violenza, il 1522. La presidente della Commissione Pari Opportunità chiama in causa anche il mondo della comunicazione, i giornalisti. Si cerca a volte di giustificare i raptus, omicidi degli uomini violenti, e quindi anche in questo caso è il caso appunto di portare avanti delle forme di formazione anche per i giornalisti, per cercare di abbattere anche quelli che sono gli stereotipi che sono alla base della violenza. Oggi la mia presenza qui è per esprimere vicinanza ad una battaglia culturale che noi come istituzione vogliamo condurre con grande forza, e per cui tutto il Consiglio regionale senza distinzione sta portando avanti ed è un punto su cui tutti noi dobbiamo impegnarci. Alla lotta ai linguaggi d'odio è dedicato l'impegno principale della Festa della Toscana 2021, il 30 novembre, il giorno della festa, ma le iniziative si moltiplicheranno nelle settimane successive e ci sarà anche l'illuminazione di centro tra palazzi e monumenti toscani di bianco e di rosso, un simbolo di questo impegno condiviso. Il Consiglio regionale è direttamente impegnato nell'allestimento poi del nuovo spettacolo teatrale di Simone Cristicchi, che si intitola Paradiso, dalle tenebre alla luce. È andato in scena a Grosseto e poi a Pisa ed è dedicato naturalmente a Dante, di cui ricorre il 700° della morte. Ecco le nostre immagini dal Teatro Verdi di Pisa con Cristicchi. Hanno collaborato Manfredi Rutelli, coautore, e Walter Sivilotti alla musica e alla regia. Quando noi andiamo a vedere un'opera d'arte in un museo, non ci stiamo tanto a chiedere che tecnica ha utilizzato quell'artista o in quanto tempo l'ha realizzata, ma ci lasciamo travolgere dall'opera d'arte. E il mio omaggio a Dante è proprio questo: io racconto a lui e al pubblico ciò che ha provocato in me, ha suscitato lo studio del paradiso, del suo paradiso. Ovviamente quindi sono uscite fuori cose straordinarie anche della mia esperienza personale, e racconto storie anche molto intime che mi sono accadute nella vita. Per arrivare poi ovviamente a quello che a mio avviso è il capolavoro assoluto della Divina Commedia, ovvero il 33° canto del Paradiso, che è il 100° e ultimo canto della Divina Commedia, con cui concludiamo questo viaggio dalle tenebre alla luce, cercando di risvegliare la coscienza sulle priorità della nostra vita. Noi siamo, secondo me, in un momento di grande smarrimento, abbiamo bisogno di ritrovare questa luce. La luce è la speranza. La luce è la possibilità di accorgerci che viviamo,
effettivamente in una sorta di paradiso, ma che ce ne dobbiamo prendere cura. Un grazie di cuore a Simone Cristicchi per la sua disponibilità. Essere oggi qui e provare a raccontare attraverso le sue parole, il suo sguardo dolce, quello che è il passaggio dalle tenebre alla luce per tornare a rivedere le stelle, è un regalo grande che noi facciamo alla Toscana e che facciamo a Pisa. Concludiamo oggi dando spazio ai giovani. Quelli del Parlamento degli Studenti sono 60, 50 erano presenti qui a Palazzo del Pegaso per la riunione di insediamento dopo un seminario che si è svolto a Montecatini, e all'una di questo venerdì è stato eletto presidente proprio uno studente del liceo Salutati di Montecatini, Mauro Cioci. A lui vanno i complimenti dei colleghi, anche nostri, diventerà un nostro interlocutore per capire cosa vogliono davvero i giovani dalla politica toscana. Il venerdì prossimo ne parleremo diffusamente con tante opinioni registrate qua insieme a Ignazio Cardillo. Ci vediamo venerdì prossimo alle 21:15, sempre dopo il TG della sera su Telegranducato.